Grazie, buonasera a tutti. Dunque, anch'io una premessa, diciamo, per qualificare da quali punti di vista, per darvi, diciamo, qualche elemento di valutazione del mio punto di vista. Io sono collega, allievo del professor Lippmann Solo qualche anno meno di me. Infatti, immaginavo la precisazione per evitare che questo lo qualifichi. Allievo di un giovanissimo ricercatore, allora, ormai un po' di anni fa, ahinoi, all'Università Statale, quindi insegno diritto al lavoro. Io di Firenze, professor Lima, faccio anche l'avvocato. Nella mia attività, prevalentemente, quasi esclusivamente, assisto lavoratori. E questo mi dà un osservatorio, l'occasione poi di dire alcune cose che tra un attimo proverò a dire anche che c'entrano molto con la rilevanza di queste normative. Faccio parte della consulta giuridica della CGIL, lavoro molto quindi con la maggiore confederazione italiana, il che non mi impedisce peraltro anche di manifestare opinioni diverse su alcune questioni rispetto a quelle che legittimamente, autonomamente, come ovvio, ha la CGIL. Ora, io vorrei parlare, dire alcune cose sull'articolo 8, senza entrare in aspetti troppo tecnici, perché non credo che sia questa la sede, però dico che secondo me, oltre alle cose che giustamente ha ricordato il professor Lippmann, che sono un po' la storia del paese di questi ultimi anni, di una decina d'anni, diciamo, e forse anche di più in realtà, e gli eventi, diciamo, sia del sistema politico sia soprattutto del sistema di relazioni sindacali che si connette poi con le problematiche economiche nei quali va inquadrata senz'altro la lettura di problemi e discipline come quella dell'articolo 8 della recente manovra, così come dell'accordo di giugno. Però secondo me c'è anche da ricordare una cosa, e cioè che a mio parere l'articolo 8 va letto nel quadro di un progetto generale che era manifestato e denunciato all'inizio della precedente legislatura Berlusconi, cioè nel 2001, con il famoso libro bianco sul lavoro. Cioè non è un episodio l'articolo 8. L'articolo 8 è sicuramente un atto affrettato, in qualche modo cavalcando la lettera di Trichet, Draghi, eccetera. Quindi è una cosa, come dire, hanno avuto l'occasione, l'hanno buttato lì, ma va letto in quel quadro, secondo me. Sostanzialmente un quadro che, perdonatemi delle grandissime semplificazioni, ma è inevitabile in questo momento, diciamo che il libro bianco del 2001 del ministro Maroni di allora, ma a cui lavorò Marco Biagi, con poi attuazioni che, a mio parere, credo che Stefano Lima su questo sia d'accordo, divergono poi nelle specifiche attuazioni anche da una serie di idee che aveva il nostro amico Marco Biagi. Però al di là di questo, in quel libro bianco c'era la messa in discussione radicale di quel modello di diritto del lavoro che ricordava prima Allegra Stracuzzi, cioè la messa in discussione del modello italiano di tutela e di disciplina del lavoro, che però secondo me, lo dico subito, non è solo disciplina del lavoro, è anche disciplina dell'impresa, perché quando disciplini il lavoro disciplini anche l'impresa, no? Ed era una messa in discussione che sostanzialmente, perdonatemi la semplificazione, diceva rispetto alle nuove esigenze di competitività, rispetto alla globalizzazione, rispetto alle politiche europee, agli obiettivi europei, eccetera, quel modello lì non va più bene, rischia di essere un modello che produce diseguaglianze, produce il famoso dualismo insider-outsider, eccetera, eccetera. Dobbiamo puntare su altri valori, entravano nel linguaggio politico-istituzionale, l'occupabilità, l'adattabilità, eccetera, eccetera. E questo significa anche cambiare le tecniche di tutela. In quali modi? Sostanzialmente, sempre con grande semplificazione, uno, disegnando un ruolo fortemente partecipativo delle organizzazioni sindacali alla gestione di tutta una serie di vicende relative all'impresa, al rapporto di lavoro, sia pure una partecipazione in senso debole, quindi non partecipazione come democrazia economica, che è una cosa su cui invece non è stato fatto nulla nel nostro paese. E cioè quindi controllo, diciamo, sulle scelte dell'impresa, ma partecipazione alla gestione di tutta una serie di aspetti collaterali all'aspetto centrale del rapporto di lavoro, affidata soprattutto a un forte sviluppo delle funzioni degli enti bilaterali, che addirittura, per esempio, assumono funzioni di integrazione del ruolo degli ammortizzatori sociali pubblici, quindi un misto tra pubblico e privato, eccetera, eccetera. E poi attenuazione del ruolo dell'inderogabilità, delle tutele inderogabili,
cioè è detto molto chiaramente nel libro bianco, le tutele inderogabili vanno mantenute solo per i diritti fondamentali, mentre per tutto ciò che non sono diritti fondamentali è giusto passare ad altre tecniche. Queste tecniche sono due. Una è quella del maggior ruolo dell'autonomia individuale con l'idea della cosiddetta autonomia individuale assistita e in particolare la creazione di una cosa che viene chiamata certificazione, che viene promossa all'inizio come certificazione dei contratti di lavoro, ma dovrebbe in quel disegno diventare anche la sede nella quale si certificano le deroghe a regolamento legale, il lavoratore non più solo perché assistito da una commissione che lo aiuta nell'esercizio dell'autonomia individuale e il datore di lavoro scelgono il regolamento più adatto alla loro relazione lavorativa. L'altro fronte è quello che viene oggi realizzato con l'articolo 8, e cioè una ampia derogabilità del modelli legali di tutela affidata alla contrattazione collettiva, nel modo che poi adesso vedremo. C'è poi un terzo terreno che non dobbiamo dimenticarci, che è importante notare perché anche su quello la normativa è andata avanti in questi anni, forte attenuazione del ruolo della giurisdizione. Sappiamo che la giurisdizione in generale non piace, diciamo, la cultura politica dell'attuale maggioranza di centrodestra, non piace nemmeno la materia del lavoro, non solo in quella penale, non piace nemmeno la materia del lavoro. C'è l'idea, che secondo me è fortemente ideologica, c'è l'idea che i giudici si intromettano nella vita aziendale in maniera che è fortemente ideologica. I giudici, come tutti, come in tutte le professioni, ci sono giudici che lavorano meglio e giudici che lavorano peggio, ci possono essere giudici che sbagliano, eccetera, ma l'idea che il giudice del lavoro italiano sia uno che si intromette nelle scelte aziendali, è un'idea assolutamente infondata, guardando poi al ruolo della giurisprudenza, che interviene sul momento patologico, interviene quando c'è qualche controversia e interviene sostanzialmente affermando il diritto, affermando quello che la legge gli consente di fare. Poi, ripeto, ci potranno essere sentenze fatte meglio, sentenze fatte sicuramente quella di Torino che citava prima, che sul caso Fiat è dal mio punto di vista una sentenza criticabile per molti aspetti, però ruolo della giurisdizione che viene fortemente limitato con una serie di interventi sparsi nella legislazione degli ultimi 10 anni e da ultimo in particolare con l'idea dell'arbitrato in materia di lavoro come alternativo alla giurisdizione. Ora, in questo disegno poi, appunto, l'articolo 8 costituisce una sorta di pennellata finale per nulla irrilevante per le ragioni che provo a dire tra un attimo. Quello che voglio dire però è che questo modello, questa concezione, secondo me va presa sul serio, cioè ci si deve confrontare con un modello di questo genere e non è che ci si può limitare a dire il diritto del lavoro italiano ha una grande tradizione e quindi lo difendiamo, punto e basta. Va preso sul serio e tuttavia non ci si può limitare al confronto di modelli, cioè è meglio questo modello e meglio questo modello ha anche delle buone ragioni. Potrebbe avere delle buone ragioni. Marco Biagi ha scritto delle cose interessanti su questo modello. Il problema poi sono le scelte regolative con le quali attui questo modello. Il problema è andare poi a vedere quali sono le politiche regolative specifiche. E se tu quindi crei strumenti che possono funzionare per una gestione, come dire, delle relazioni sindacali così come delle relazioni di lavoro, che promuove una competitività sul piano alto, che promuove la qualità del lavoro, l'investimento sulla formazione, eccetera, eccetera, oppure crea strumenti che si prestano, per esempio, a un uso, diciamo così, molto di basso livello nei settori dove si crea basso valore aggiunto, eccetera, eccetera. E il mio giudizio sulla legislazione, sulla gran parte della legislazione del centrodestra, sia nella legislatura 2001-2006 sia nell'attuale, è che alla fine gli strumenti che hanno messo in campo si prestano soprattutto a questo. L'esempio della certificazione, da questo punto di vista, è un esempio. L'istituto della certificazione non ha fatto granché, è poco diffusa nella realtà, diciamo, quella più nota, quella più seria, anche perché ha molti oppositori. Ci sono alcune commissioni di certificazione che lavorano e magari fanno anche un lavoro discreto, dopodiché scopri, a me è capitato di scoprire, che ci sono settori nei quali enti bilaterali costituiti da sindacati di scarsissima rappresentatività, e gli stessi sindacati che firmano i cosiddetti contratti pirata, cioè quei contratti
che contengono condizioni più basse negli stessi settori in cui ci sono contratti firmati dalle grandi associazioni imprenditoriali e dalle grandi confederazioni sindacali, fanno delle certificazioni che giuridicamente non valgono nulla, ma ne fanno centinaia e centinaia, ad esempio per certificare, è un caso che ho visto, per certificare che si può stipulare un contratto a progetto in un'impresa, in una cooperativa non genuina di basso livello, un contratto a progetto in un'impresa di pulizie dove il progetto del lavoratore autonomo sarebbe andare a fare le pulizie nel tale condominio, cioè una cosa assolutamente inaccettabile sul piano giuridico, ma ne fanno centinaia e centinaia di queste cose qua, e le fanno a prescindere dal fatto che giuridicamente valgono poco, perché comunque funzionano, perché quelle centinaia e centinaia di lavoratori non sanno che quella cosa lì è una cosa che potrebbero in teoria impugnare, perché vedono comunque una certificazione davanti a una commissione con un presidente eccetera eccetera, e quindi questa cosa comunque funziona nel limitare i diritti dei lavoratori.